Ciao a tutti ragazzi, pomeriggio, spiaggia, sta soffiando un bel vento di scirocco. Siamo in pratica sul picco di bassa marea, Tirrenia, più verso Calambrone, spiaggia molto bassa, c'è sempre un bel po' di sporco in acqua, sia sulla battigia che in acqua. I primi 10-15 metri sono invasi dalle alghe. Comunque proviamo. 150 grammi, un bel bracciolo lungo, 0,22, classico. E se si ferma, arenicola. Andiamo. Un bel vento di scirocco e acqua sporchina, abbastanza sporca, però in queste condizioni, in questa spiaggia, spesso ci fa divertire. Ora, certo, vediamo se è pescabile dallo sporco, ma regola sì, regola è solamente 2 metri. La prima, sparviero sport short, in modo da avere una canna comunque potente, ma con una vetta abbastanza sensibile che magari a seconda meglio il vento. Dai, molto la seconda. Ho fatto una bella figata. Dai. Allora ragazzi, nonostante il sudicio e la pesca abbastanza impegnativa, è uscita un'ora tozza. Pratica, lo sporco è sì qui nei primi 15 metri, ma a circa una settantina di metri, 80 metri c'è una secca, e subito prima della secca c'è ancora tanta alga, quindi quando si arriva lì piombo e pesce raccattano questo sporco, e se non è allamato troppo bene si rischia di perderlo. Comunque, un'ora tozza è venuta fuori. Purtroppo non ho trovato il bibi, ho solo qualche scatola di arenicola, quindi si fa con questo. Vediamo se gira un'onzola, un'ora tozza un po' più grossotta. Dai, attendiamo un'altra piega.
ha mangiato bene. Ora non avevo fatto partire il video, parlavo con un amico e ha dato una bella piegata e poi altri tocchi. Dai, speriamo nella prossima. Canna è andata in bando. Un'altra la tozza, magari un po' più cicciotta. Scirocco, che stasera dovrebbe girare a Libeccino, quindi proprio in faccia. Vediamo. Ripeto, il problema di Tirreni è questo sporco che non ne vuole di andare via. Come muovono qua il mare, ritorna tutto fuori. Ragazzi,
appena rilanciate entrambe. Prima sull'altra c'era un pesciotto e mi si è sramato qui con tutto il peso delle alghe. Vedo se spostarmi leggermente a sinistra che sembrerebbe un pochino più pulito. Faccio vedere quello che c'è in acqua. Ora qui arriva fino a una quindicina di metri. Però, purtroppo la spiaggia di Tirrenia è un paio di mesi che è tutta così. Magari ci sono dei tratti dove se ne concentrano un po' meno, però è tutta così. Un po' di più, un po' di meno. Come muove il mare, mi viene tutta fuori. Va in movimento e compromette proprio l'azione di pesca, perché anche oggi con questo scirocchino, ora mi sa che questa è andata anche un po' in bando. Ah, vediamo, andiamo a vedere se riparte. Questo scirocchino, dicevo, le condizioni sono top per questa spiaggia. Siamo a aprile, quindi le orate reti permettendo iniziano a accostare. Se rimane così, diciamo, è pescabile, però insomma siamo quasi al limite. Dai, speriamo nell'ora tozza un po' più di taglia. Ecco. Questa arenicola un po' più cicciuta seleziona un po' la taglia. Era un'orata decente, da cui tirava senza più sotto, per colpa delle altre. Ora vado a vedere l'altra che non è andata in bando. Thank you.
più decente. Ma quella che ho perso era all'incirca, era questo peso qui. Ora tozza. Questa si tiene. Dai, pianesco. Allora, come abbiamo visto, anche l'ultima presa si è poi staccata per conto suo, quindi purtroppo queste alghe compromettono, come già ripetuto, davvero tanto la pescata. Però dai, finché rimane questo scirocchetto qui e le alghe rimangono bene o male negli ultimi 15 metri, recuperando piano piano senza forzare troppo, ora mi sembra che abbia dato quella di sinistra, perché già anche prima ho visto una piega, però col vento si capisce male. Vado a vedere. Forza all'arco. Ora aspetto 5 minuti e poi controllo l'esca. Dai, vediamo se ne esce un'altra come l'ultima o anche un peletto più bella. Dai, pesca mangiata. Mi sposto un po' sulla sinistra perché il porto sta avanzando verso quella, sta andando la campagna. Una bella mormora, come avete visto, come l'ho portato fuori si è slamato. Quindi negli ultimi 15 metri bisogna fare veramente veramente piano, senza troppa furia, e piano piano portarla arriva. Bella mormora davvero. Vai, sposto leggermente da sinistra perché qui è diventato impescabile. Stasera vado a prendere anche l'altra e vediamo un po'. Qui sta arrivando un sporco anche qui, perché qua c'è tutto questo sudicio, lo scirocco lo porta in qua, però là era diventato impescabile. Vediamo qui cosa succede, se si riesce a stare ancora un tre quarti d'ora in pesca. Eccoci, tutte e due in pesca di nuovo. E ora vado a prendere l'attrezzatura, le esche, e la porto qui. Sono spostato di circa una trentina di metri. Altra piccola ratella che con un vento così non si riesce neanche a vedere. Questa che non c'è, ma sull'altro un po' meno. Facciamo
mentre recuperavo l'oratella avevo visto dare un'altra oratozza. Sta iniziando anche un po' a piovere, gli ultimi due fili e poi dai, veloce. Allora, rilanciato, siamo sul tramonto, bellissimo, vento un po' calato e infatti è iniziato a piovere. C'è questa attività di oratozze, taglia medio piccola, poi nel mezzo magari ci sta qualcuna un pochino più bellina, però quando c'è il movimento e si vede tentennare le canne è sempre divertente. Dai, gli ultimi 20 minuti si pesca e poi si smonta. Eccola, piegata su quella di destra. Proprio da qui, la bella fratella, tanto lì è andata in bando, andiamo a vedere. Mormoretti, tutte prese in punta sull'alto, a parte un paio dorate. Ma ragazzi, pescata conclusa, sta iniziando a piovere, alla fine pomeriggio divertente, non è uscito il pezzo, però diverse orate, un paio più belline, una un po' più decente delle altre, una bella molla e un peccato per quelle perse. Qui quando si dice lo scirocco, quando si dice lo scirocco è una buona situazione, un buon momento, siamo a aprile, quindi le prime orate iniziano a costare e con lo scirocco entrano più in frenesia alimentare. Abbiamo visto che è stata un po' complicata la pescata per via di questo rapporto, che sono quasi due mesi che viene invasa, come muove un po' il mare risulta quasi anche impossibile in certi giorni proprio pescare. Comunque diciamo la pescata alla fine è andata, è stata una bella attività proprio sul picco di bassa inizialmente e poi si è un po' smorzata fino a calasole che hanno ripreso a rilato. Ora sempre l'ultima, sempre l'ultima in pesca, questa l'ho tolta, l'esca era mangiata e niente, comunque pomeriggio divertente, speriamo che magari più avanti si avvicinino quelle un pochino più d'Italia, insomma il periodo c'è e non ci troviamo. Oggi per caso non avevo il bibito, magari facevo un pochino più di selezione, però si fa con quello che si può. Io ragazzi con questo vi saluto e come sempre un appuntamento alla prossima volta. Mi spiace, un saluto a tutti ragazzi.
alla prossima. Continua andare via da quante alghe ci sono. Ok ragazzi, alla prossima, saluto a tutti.